Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi il nostro obiettivo sarà riconoscere le immagini che sono reali e le immagini che sono photoshoppate. Ognuno di noi dovrà provare a indovinare con il sistema punti pre video preparato dal signor editor. E ho detto, metti tipo 5-10 immagini molto molto difficili e le altre media difficoltà. Quindi okay, teoricamente non sarà semplice. Però di solito quando noi diciamo così al signor editor i video sono impossibili. Però la media difficoltà è diversa. Però credo di essere bravo a capire se la roba è photoshoppata o meno. Fede dovrebbe essere in vantaggio. Io di solito sono brava, però adesso sto guardando tramite Discord perché Steph fa vedere lo schermo a tutti. Sì, e lì è difficile notare i dettagli, io dovrei vedere la foto originale. Quindi tipo mi dovresti zoomare qua. Hai già rotto le scatole. Non mi rompere le scatole. Non la zoom. Non si zoom. Per me questo qui si capisce subito il perché. Aspetta, al 3-2-1 dobbiamo dire se è vero o falso. Perché siamo tutti contro tutti, non c'è collaborazione da queste parti. Vai. Io vi dico, credo che comunque l'unico modo in cui possa essere reale una cosa del genere è un fulmine o un incendio. Esatto. Però sembra più un colpo di fulmine se è reale. No. Allora, io dobbiamo dire i consigli. 3, 2, 1, reale. Fake. Cosa ha detto Mark? Io non ho capito. Mark e Marci e io e te reale. Ma vi spiego il perché. Per i cavi della corrente sono troppo dritti. Raga, io che di aver studiato e in realtà questi cavi sono super molli, non sono così. E quindi questa però qua cosa siamo negli Stati Uniti sempre. No, ma in qualunque caso i cavi della tensione non sono duri. Però guarda attorno, è tutto il terreno bruciato, quindi chiaramente un incendio. Vedi che anche a me sembra molto realistico. E io ho deciso di dire vero, perché anche qui, che nessuno quando Photoshop ci pensa, ha i pezzi neri del bruciato. Ho ragione. Ok. Ma raga, ma in America con cosa li fanno i cavi? Sono matti. Esatto! Beh, per quello che poi... ragazzi. Comunque ricordatevi una cosa, quando le immagini saranno false, avremo l'immagine originale. Vabbè, qua hanno cancellato. Però proprio perché penso che è fake che sarà reale. No, questo è fake. Guarda l'altro lato. Potrebbe essere un'illusione ottica. Ma è troppo dritto. Però, è troppo dritto, Steph. Cioè, vabbè, se vuole lato. Steph dice real, Può dire real. Esatto, però guardate il lato di destra. Stanno dicendo tutti fake? Sì. Fake, sì. Non rischio e accetto di restare, penso ai punti, che altro. Raga, siete delle pigne. Ma come ho detto che poteva essere reale? Ma guarda il lato destro. Ho capito, perché non l'hanno ancora fatto. Ci hanno truffato. È troppo dritto. Praticamente qua al centro c'è la parte che differenzia l'Italia del nord e l'Italia del sud. E quindi una parte la sistemano e l'altra no. Steph, ma io mi discosto. Essendo terrone posso fare le battute, mi dispiace. Io mi disallineo. Infatti, ragazzi, ho lo sblocco, capito? Esatto, mi io una volta che ho sbloccato quello ne dico tutti i colori. Sì, cioè, quando sblocchi questa abilità. Ma siamo tutti terroni qua comunque allora. Non c'è uno del nord. No, no, non c'entrano le origini, c'entra dove vivete, cari. No, da troppo tempo. Mark mi ha sempre detto che io sono del nord mancata, quindi sì, esatto. È fermo. Questo è fake. Ah, non dovete dirlo. Scusa. State dando una mano agli altri, altrimenti. No, io ce l'ho e ho anche il motivo. 3, 2, 1, fake. Perché guarda i capelli, lo vedi che questo è proprio uno scontornamento. Sì, ma si vede. Questa era abbastanza semplice come fake, secondo me. Anche la luce non corrispondeva alla luce dello sfondo. E infatti è stato scontornato da questa roba qua. Ok, prossima. Queste possono... Ok, niente, ok. Quando volete, diciamo. Non dica nulla. Io però mi prendo del tempo per ragionare. Ci siamo? Vai. 3, 2, 1, real. Sì, sono i... praticamente ci sono... È una roba delle dighe? Sì, con i buchi giganti per far andare... È tipo in Russia hanno queste robe qua, se non mi... Ma non anche qua so, ci sono, è... ce ne sono ovunque, Marco. Non dite nulla, ragionateci. Se esiste lo voglio vedere dal vivo. Cioè, partiamo da questo presupposto. Poi alla fine, cioè, anche le persone nascono con magari certi tipi di deformazioni, può succedere anche agli animali, però mi sembra troppo. Cioè, camminerebbe con la testa bassa, non penso. Mi farei delle domande sulla persona con la quale hai deciso di stare nella vita. 2, 1, real. Fake. Mi piace il coraggio di Mark, però, mi piace, perché potrebbe. Infatti. Bravo, ragazzi, hai fatto bene aver coraggio. Guarda i peli delle corna che sono attorno, sono troppo reali. Ma Marco, ma ormai con la I puoi fare quello che vuoi. Esatto. Ci dubito che siano fatti tutte con la I, dai. Cioè, sono fatti troppo bene, sono troppo reali quei peli così. 3, 2, 1, fake. Dai, è strano. No, io ho presente questa foto, non sta lì. Infatti, questa foto non è lì, è quel blu, quindi, esatto. Tutto a posto.
3, 2, 1, fake. Real. Steph, ma scusa, come fa a essere fake se c'ha tutta quanta l'ombra dietro bianca? Sempre, non lo so, sono tutte reali. A un certo punto una c'è la prova ad andare dall'altra parte. Scusami, sono tutte vere. Ok, ce l'ho. Ce l'ho. I got it. Damo. Siete coraggiosi per andare così facili, perché che sia real o fake è fatto molto bene nel caso. Esatto. Io ce l'ho. Molto bene. Ce l'ho. 3, 2, 1. Fake. Questo è fake. Sotto all'ala, ragazzi, sotto all'ala, nella parte dietro, esatto, c'era legno, il legno azzurro. Bravo, bravo, prosegui. Qua. Lì, esatto. Anch'io ho pensato a quello. Sì, perché vedi, c'era un po' di ombreggiatura gialla e ha fatto su Photoshop che il giallo si trasforma in blu e quindi ha preso anche quello. Però sì, era uscito bene perché infatti era davvero così, sì, come madre natura. Sì. Perché bello. Infatti io guardavo tipo le sfumature qua, diciamo... ho fatto il replace color. Ah, beh. Ok, lo so già. Lo so già. 3, 2, 1. Real. Esiste, bellissimo, è in posto. Bolivia. Strabello. Io non l'avevo mai visto, però mi sembra. Ed aveva fatto la copertina blanco del suo ultimo album. Ah, okay. Sì, tu puoi prendere... No, non lo dico. Beh! Attack on Titan. ragazzi, sbucano così loro nelle mura, esatto. Sono fatti così. Infatti, per quello dicevo Attack on Titan. Quindi... Bene o male. Tosta. Questa è tosta, sì. Allora, è difficile perché non riesco a notare degli elementi che mi fanno storcere il naso, cioè... Io no, mi prendo del tempo. Vabbè, vado a distinto. 3, 2, 1... Real. Ha distinto, raga, non lo so. Cioè, esiste... magari è esistito qualcuno con la testa. È incredibile. Marco, oh, era fatta bene, però questa devo dire che era una bella photoshoppata. Ma c'è, ma non c'era nulla. Vedi? Oh, poteva essere. Guarda, io al massimo ho pensato che se fosse stata fake avevano semplicemente ingrandito la testa. Ingrandito la testa anch'io. E invece no. Non c'era proprio. Non c'era nulla. Questa è proprio intelligenza artificiale comunque. Bello. Lo so già. Anch'io so già. Aspetta. Questa sembra, è presente quando giocavamo a... Da cosa? Aspetta. Non ho mai giocato a tennis in un grattacielo, ve lo giuro. Nintendo Sports, che a un certo punto dovevi prenderti a colpi e cadevi di sotto. 3, 2, 1, real. Per me è di una pubblicità. L'hotel. No, una pubblicità. Secondo me, ragazzi, non sì, è ma... l'hotel a Dubai? Non è, la vela. Essere... Allora, io ho una domanda da fare. No? Allora, no, perché non ha quei ponti così il Dubai. Io ci sono stato, non dovrebbe avere quei ponti così. O almeno. Senta, ascoltare la mia domanda, per favore. Sì, dici. Chi raccoglie la pallina? È quello che mi faceva dire che è fake. Che senso ha? Cara, mi cade una pallina, non riesce fuori la cara, pallina. Cara, c'è una risposta semplice. Gli schiavi. Andiamo avanti. No, Steffi no. Magnifico. Steffi Magnifico. Dai, ma ragazzi, senso però ha? Se me la serve cioè, così... Quindi vuol dire che ogni battuta che ti va la pallina fuori campo, tu che devi fare? C'è qualcuno che ti ridà la pallina e inquini come lo schifo e chi sta sotto gli cadono le palline in testa. Non ha senso. Secondo me c'è sotto le vetrate. E comunque la cosa che inquina meno in quella città. Andiamo. Real. Ti ho detto che non devi dirlo prima. 3, 2, 1, real. Real. Ma che è una struttura? Penso che sia un'opera d'arte reale. Sì, che... sì, ci sta. Questa anche è me. In Slovacchia. Bella. Vero. Andiamo, è qua vicina. Ma come ti è uscita la Slovacchia? Questa qua mi dice qualcosa, cioè mi dice qualcosa, vero, mi dice... Cioè ho proprio qualcosa dentro di me. Poi vi dirò dopo cosa vi dice. Io l'ho anche visto questo, sono sicura di aver non visto. Non guardare bene l'immagine, ma... Di averlo visto così. È proprio pitturato, non è un palazzo vero. Certo, non devi dire nulla. Vabbè, io sono d'accordo con quello che dice Fiere, perché me lo ricordo, se guardate in basso... Adesso ormai l'abbiamo detto tutti che è real. In basso a destra si vede che è tipo un pezzo di... 3, 2, 1, real. Real. Hai rovinato tutto. Va bene. È un coccodrillo? No, che cos'è? Sembra sì. Un... cammello no, sì. Coccodrillo. Ma è un coccodrillo con un camaleonte sulla testa? No, ha solo la no, testa. No, guarda che in realtà i coccodrilli hanno una specie di criniera. Hanno il crestino così? Bellini. Fanno sì, l'isolotto? Sbaglio, sì. Hanno l'isolotto. Ma davvero? Sì, io dovrebbero vabbè. Avere una specie di sembra cosa, un po' no? Maranza, però, vero? È un po' maranzinolo, eh. Raga, si è fatto anche un po' quel giallino biondo per conquistare le coccodrille più giovani, vogliamo andare? Non so come ha fatto un coccodrillo nel neanch'io, non l'ho mai dettaglio. Guardato così bene. Comunque, secondo me, era come diceva Ste. Camaranza? È un camaleonte.
Anche secondo me, non lo so. Perché i coccodrili non hanno cresta. Non so, infatti, mi sta confondendo Mark. 3, 2. Allora uno, è fake. Fake. Infatti dicevo, boh, magari sono ignorante io. Ecco, vedi che non hanno cresta. Ma ragazzi, comunque sembra un cammello a me, cioè tra un po', con questa roba davanti. Non è neanche un coccodrillo in realtà. No, ma se... Marco e Cristina la nuova, a me sembrava strano, però Marco mi è sembrato convincente. Ho detto, bah, magari mi ricordo. Cioè, non era è che per fare un punto in più rispetto a voi. L'ha vista su National Geographic. Bellissimo! Dove è stata questa cosa? Voglio andarci. Allora, adesso, ditemelo. Per me è real, voglio che sia real. Non me ne frega cosa votate. Questo è real su Marte. Questo è particolare perché secondo me è tipo un gioco di nuvole, di luci. Esatto. Potrebbe essere real. E anche di modifica foto. Però, ma se modifica troppo foto è fake. E come ti fanno vedere i tramonti con le nuvole rosa, come tu non c'è una ceppa, è la stessa cosa. Perché fanno tutte le modifiche delle luci. Per me, io... vabbè, io ce l'ho comunque, io ce l'ho. 3, 2, 1, real. Mi pare che questa roba qui sia stata tipo in Australia o in Nuova Zelanda, me la ricordo. Secondo me potrebbe essere una cosa che si è formata anche con un incendio comunque, perché essere. Appena detto bella la natura, champ, non so. Bella la non sono sicuro di quanto sia. Porca! Che sta? Cos'è? È tipo... No, è tipo un... com'è che si chiama? Il... scarafaggio, no? Una formica? Cos'è? Guarda, è tutto tranne che uno scarafaggio. Non so cosa... Ti giuro, non so... Allora, non so è cosa sia. Assurdo che potrebbe essere vero. È quello ce l'ho. Io ce l'ho. Ma secondo... Cioè, non io non ho idea. Io vorrei consigliare ai registi dei film di valutare di utilizzarlo come insetto alieno per entrare nel cervello delle persone. Perché... Magari è un insetto alieno. Che può essere. 3, 2, 1, fake. Fake. Per me è fake. Perché l'ombra è gialla. Da quando l'ombra è gialla? Ah, da no, qua è proprio diverso. L'ombra. È proprio diverso. No, io invece sapete la cosa l'ho deciso? L'ombra della testa non c'è. Esatto. Esatto. Perché l'ombra è abbastanza giusta, però ma non c'era la sua testa gigante. Esatto. Oh, comunque è esatto. Brutto uguale. Sì, coraggio. Sì, comunque è brutto veramente. Brutto sì. Non ci vedo niente di strano. Però potrebbe essere uno che in realtà non sa pescare e che quindi si è photoshoppato un pesce perché lui è scarso, perché un pesce così grande non è strano pescarlo. Allora, la mano destra mi convince la sua mano destra, ma la sua sinistra non mi convince. A me il contrario, a me il contrario, la sua sinistra. No, è la sua perché sinistra. Perché la destra ha le goccioline, la vedete nel nel mignolo, c'è la gocciolina d'acqua. Però non ha senso che sia photoshoppato. No, non c'entra proprio il goccino. Secondo me il goccino c'entra perché siamo nel lago, ma non è proprio un pesce, secondo me. No, allora state attenti perché lui in realtà se è fake magari tiene in mano un pesce più piccolo. Cioè, capito? E lui praticamente doveva mandare la foto alla ragazza, ha pescato quei pesciolini piccolini da acquario e si è photoshoppato con l'anguillone. Comunque dovremmo iniziare a fare la stessa cosa con le persone, cioè io ti metto sott'acqua e ti fotografo per divertirmi, così vediamo come ti senti. 3, 2, 1, fake. Per la mano sinistra, la mano sinistra strana. Ah, era tutt'altro di... cos'era? Ragazzi, ma... c'è qualcosa che non torna. È la stessa foto. Non dite nulla. Ah, questa la fai tu da solo. No. 3, 2, 1, fake. Perché era quella maglia del PSG contro il Nasr. Esatto. E tu come l'hai detto? Per cosa l'hai detto? Solo perché erano vicini? Esatto. E infatti non è Ronaldo. Avevo ragione che non potevano sembrare abbracciati, quindi... Di base, se erano assieme era solo con la maglia della... Cioè, se era al Nasr era con PSG. No, perché io ho detto, ma figurati se... A parte che secondo me Messi non è così giovane adesso. Cioè, adesso è molto più invecchiato. Ma infatti, secondo me questa era di tipo 2019, una roba così. Questa no. Comunque questa è la mano che gli ha messo ieri quando ha vinto l'ottavo pallone d'oro nella spalla del povero Ronaldo. Allora... E se preferite Ronaldo a Messi, mi spiace che non capiate nulla. Non capite nulla neanche della vita, quindi va bene. Ma Steph, dai, questo è stato rubatissimo come quello del 2010. Allora, sì, Messi oggettivamente era l'ultimo pallone d'oro che poteva vincere. Gli hanno detto tutta una carriera al giocatore più forte del mondo, che non era paragonabile a Maradona perché aveva vinto il cavolo di mondiale. Lo vince a 36 anni. Ci sta. Che riandolo completamente e che dice, gatto, solo i rigori non ha guardato il mondiale. Mi dispiace che vi siete persi il mondiale così bello perché le assist che ha fatto non li fate manco con FIFA, brutti imbecilli. E... Kerry il mondiale, lo vinci, chiudi la carriera, raga, e il pallone d'oro di chiusura. A Holland lo danno l'anno prossimo. E poi l'altra parte dell'anno. Erling Braut Holland, 21 anni. Ok.
Ha messo 19 partite per fare 4 triplette in Premier sì, League. Sì, sempre. E quanti gol ha fatto in finale di assist? Ha vinto una Champions League. Ma non c'è arrivato. Certo, ma era fermo a guardare la squadra però nelle finali. Ma perché ha distrutto tutto. È peccato che poi in finale... Ma infatti in finale non poteva segnare perché c'era Cerri. E comunque, ragazzi, oggettivamente, quanti anni ci sono stati in cui non hanno dato il pallone d'oro a Messi solo perché un giocatore aveva vinto qualcosa? Mai. No, quello è vero, ragazzi, se torniamo a guardare, ci sono delle annate in cui Messi aveva 3 gol e assist allora, 25 in più degli altri. Se posso, questo qua non è stato un furto tanto quello fatto a Lewandowski. E quella Snyder, ma anche quello a Lewandowski. Ragazzi, Lewandowski quell'anno ha vinto soltanto il campionato col Bayern Monaco. Tu non devi pensare solo al... Guarda Harry Kane, che era una pippa del cavolo, è andato al Bayern Monaco, sta facendo 700 gol. Ma tu devi pensare a quanto quel giocatore sia stato iconico per quel ruolo e quanto è stato forte. Ok, ma il problema in quel di Lewandowski della storia è del che calcio. Messi ogni volta si prende colpe, ma Lewandowski dovevano darlo nel 2020, non gli hanno dato pallone d'oro per non darli nel 2021. Ma guarda che il 2021 ma anche il 2021 aveva tenuto sempre quel livello, ma nel 2021 Messi ha vinto la Coppa America che non vinceva da 30 anni, Lewandowski ha vinto la Bundesliga. Non sono d'accordo. Spiace, non sono d'accordo. Raga, guardatevi le stats di Messi. E io penso che Messi sia il giocatore più forte della storia dopo Ronaldinho, Però nel discorso Ronaldo Messi Ronaldinho vince sicuramente Messi. Ronaldinho non me lo puoi mettere. Diamo la risposta, dai. 3, 2, 1. Per me è Real. Purtroppo. Per me è Real. Cioè, i è un insetto strani. Da vicino. Vedi. Vabbè, aspetta, raga. Però un furto, No. Allora, se fosse stato solo bianco e nero. No, gli occhi. Okay. Però dai, è uguale, c'ho solo 3 occhi in più. Sono 14. Vabbè, c'ho solo qualche occhietto in più. No, dai. Puoi cambiare foto che mi sta venendo lo sbocco, per favore. Sì, grazie. Ed è l'ultima, quindi Era l'attacco finale. Basta, raga. Basta. Bello. Ci fermiamo. Messi got. Ciao. Ciao. Ciao.